Ciao a tutti gli amici di Out of Beat e bentornati sul nostro canale. Nel corso degli ultimi giorni utilizzate le cuffie Over-Ear One Audio A30. Sono delle cuffie economiche ma che suonano bene e che hanno anche la riduzione attiva del rumore. Nel corso delle ultime settimane vi ho presentato la recensione delle One Audio A70, che sono delle cuffie di fascia inferiore rispetto a queste A30 e mi avevano colpito per il rapporto qualità-prezzo. Le One Audio A30 invece sono di fascia superiore e ne scopriamo oggi tutti i dettagli nella recensione completa. Prima di procedere con la recensione, vi ricordo le solite cose: se vi va un bel mi piace qui sotto nel video e l'iscrizione al nostro canale. Per voi l'iscrizione è un piccolo gesto, ma per noi è un grandissimo riconoscimento. Allora, iniziamo l'analisi del contenuto della confezione. All'interno della scatola troviamo una dotazione di accessori particolarmente completa. Oltre ovviamente alle cuffie, troviamo un piccolo manualino che ci spiega come andare a connetterle e ad utilizzarle. Vi servirà principalmente per fare il primo pairing via Bluetooth. C'è poi un cavo USB-USB-C da utilizzare per la ricarica delle cuffie, quindi sicuramente ne avrete già tanti a casa, ma uno in più non fa mai male. C'è poi un cavo con doppio jack audio da 3,5 che ci permette quindi di collegarle magari ad un computer, ad un tablet, a uno smartphone non troppo recente, visto che ormai il jack audio da 3,5 negli smartphone non è più utilizzato. Oltre a questo c'è un sacchetto in ecopelle utile per il trasporto. Troviamo anche un adattatore per il jack d'aereo. È un accessorio che non trovo particolarmente utile, però insomma potrebbe servire a qualcuno di voi. Soprattutto in tempo di pandemia, i voli non è che siano così diffusi, però magari in un futuro potrebbe servirci. Passiamo però a parlare delle cuffie. Le A30 sono realizzate interamente in plastica e non hanno dei dettagli caratteristici, ma sono ben realizzate. La costruzione in plastica pesa complessivamente 280 grammi. Questo vuol dire che anche grazie all'archetto di memory foam e ai padiglioni morbidi e molto comodi si riesce ad utilizzarle per qualche ora senza particolari problemi. Le ho utilizzate una volta per un paio di ore e poi per sessioni più brevi, ma devo dire che non ho mai avuto problemi di fastidio, di peso e nel complesso quindi sono delle cuffie comode. Non ci sono particolari tocchi di design, però è piacevole la presenza di questo effetto zigrinato sui padiglioni esterni che ricorda un po' il vinile. L'archetto è regolabile, ovviamente c'è una trama in alluminio all'interno che ci permette anche di capire qual è la taglia che stiamo utilizzando. All'interno dei padiglioni, che sono ruotabili per essere richiusi e riposti, occupando quindi meno spazio, sono riportate la R e la L per permetterci di capire in che modo indossare le cuffie e non sbagliare mai. Oltre a questo, elementi caratteristici del design sono la presenza nel padiglione sinistro del jack audio da 3,5, dei pulsanti per l'accensione, il pairing e per la gestione del volume, che sono probabilmente il punto peggiore del lato costruttivo. I tasti sono abbastanza plasticosi, un po' clicky, però insomma fanno il loro dovere senza brillare per qualità. Dall'altra parte invece troviamo la porta USB-C per la ricarica delle cuffie ed il pulsante per l'attivazione o meno della riduzione attiva del rumore. Passiamo però a parlare della qualità audio, che è la parte più importante delle cuffie. Questi One Audio A30 innanzitutto sono utilizzabili sia via cavo, quindi potete collegarle con un jack audio da 3,5 al vostro dispositivo, oppure via Bluetooth 5.0. La connessione con il Bluetooth è stabile, veloce, non ho mai avuto problemi di lag o rallentamenti e la presenza del protocollo 5.0 riduce anche i consumi. Oltre a questo, devo dire che all'interno delle cuffie c'è un driver da 40 mm di cui non si conoscono le specifiche tecniche, quindi è difficile dirvi qualcosa in più, ma nel complesso suonano bene. Suonano bene se attivate la riduzione attiva del rumore, questa è una cosa davvero strana. Se le utilizzate in modalità Bluetooth o anche in modalità via cavo, senza riduzione attiva del rumore, il suono è abbastanza piacevole, bello, pieno e corposo, ma è a quei dettagli un po' impastati che non lo rendono eccelso. Senza riduzione attiva del rumore non ve ne avrei consigliato sicuramente l'acquisto. Il gioco cambia completamente quando si attiva la riduzione attiva del rumore. Non so perché, ma la qualità dell'audio aumenta notevolmente e nel complesso tutti gli alti, i medi e i bassi ne beneficiano in maniera importante. Di fatto, con la riduzione attiva del rumore ANC suonano davvero bene. Gli alti e i medi sono ben bilanciati e i bassi sono corposi. Devo dire che le ho utilizzate per ascoltare un po' di tutto, quindi spaziando dall'elettronica alla classica per testarle al meglio con vari tipi di musica, e mi hanno piacevolmente stupito. Costano 50 € ma suonano davvero bene. Oltre a questo però va segnalato che i pulsanti funzionano solo con la modalità Bluetooth, quindi non è possibile regolare il volume se utilizzate la modalità via cavo. La vera pecca però delle cuffie è la mancanza di funzioni smart. Di fatto
collegato con i pulsanti, potete andare a richiamare l'assistente vocale, io le ho utilizzate con iPhone e Siri funziona correttamente. Potete gestire il volume, ma non potete di fatto fare altro. Non c'è un'applicazione che ci permetta di personalizzare l'equalizzatore o di modificare i profili audio in base alle tipologie di utilizzo, o magari andando a modificare la riduzione attiva del rumore, andando a variare i 26 decibel massimi, magari impostandoli in maniera differente per i mezzi, per una strada trafficata o per un ambiente differente. È un peccato perché la presenza dell'applicazione gli avrebbe dato sicuramente una marcia in più. Nel complesso però poi c'è da dire che l'autonomia è davvero buona, infatti con la batteria da 500 mAh che c'è al suo interno è possibile utilizzarle per 20-30 ore. 20 ore se utilizzate la connessione Bluetooth con la riduzione attiva del rumore, che è l'utilizzo che vi consiglio di fare. 30 ore invece se andate a disattivare la riduzione attiva del rumore. Non fatelo per il vostro bene, se le acquistate utilizzatelo sempre con la riduzione attiva del rumore attiva. E poi volendo c'è la possibilità di utilizzarle non connesse con nessun dispositivo, ma con la riduzione attiva del rumore attiva, quindi potete utilizzarle per isolarvi dall'ambiente esterno, e in questo caso l'autonomia è di 50 ore. Le ho utilizzate in questa modalità solamente per provarle, effettivamente grazie anche alla forma dei padiglioni che coprono bene tutto l'orecchio riescono a garantire un ottimo livello di isolamento. Prima di concludere ci manca da parlare di prezzo. Hanno un prezzo ufficiale sul sito del produttore, sono disponibili anche su Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione, per 75 euro, ma le trovate praticamente sempre scontate a circa 50 euro. A 50 euro sono davvero interessanti, a 75 sarebbe difficile consigliarvele, ma a 50 euro è difficile trovare delle cuffie con questa qualità dell'audio e con riduzione attiva del rumore effettivamente efficace, scusatemi il gioco di parole, in vendita a quel prezzo. Quindi se le trovate in offerta a 50 euro e state cercando delle cuffie, potete acquistarle tranquillamente. Arrivando quindi alle conclusioni, devo dire che le One Audio A30 mi hanno convinto di più rispetto alle A70 di cui vi avevo parlato qualche settimana fa. Sono nel complesso costruite abbastanza bene, sono tutte in plastica, ma insomma tutto sommato sono comode, la qualità audio è davvero buona e la riduzione attiva del rumore funziona in maniera efficace. Come vi dicevo, nella fascia dei 50 euro è difficile trovare qualcosa di meglio, quindi se le trovate in offerta su Amazon o se volete guardare sul sito di One Audio, ve le consiglio sicuramente. Da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo le solite cose, un bel mi piace al video qui sotto e l'iscrizione al nostro canale. Se vi va seguiteci anche sui social, su Instagram postiamo tante belle foto e sui canali Telegram trovate delle offerte interessantissime. Grazie e alla prossima.